Buon pomeriggio, è tornato il mio carrellino, eccolo qua, con i campioncini. Eccoli qua, sono quelli dell'ultima settimana e mezzo. Allora, parto col dire che visto che ultimamente sto provando tanti campioncini, vi farò il video appena ne avrò qualcuno da recensire, tipo 3-4 campioncini. Ogni settimana e mezzo vi farò il video per recensirveli, così mi ricordo anche se mi sono piaciuti oppure no. Allora, io partirei da quello che mi ha fatto più pena, da quello che mi è piaciuto proprio, non che non mi è piaciuto di più, non mi è piaciuto per niente, assolutamente strabocciato e che non comprerei mai assolutamente in nessun modo. Il siero viso prime rughe della Delilea. Allora, intanto la profumazione. Pessima. A me questa profumazione ricorda lo studio dentistico. Allora, ho chiesto conferma anche a casa. Ho chiesto conferma anche in famiglia e anche loro mi hanno confermato che l'odore è quello. Ricorda l'odore di dentista. Quindi no, poi è molto liquido come prodotto e non si assorbe per niente. Io lo metto e mi sento tutta la pelle tirare e no, quindi no, l'INCI non ve lo faccio vedere perché non si vede. Poi nel caso fatemi sapere se volete l'INCI, se lo volete sapere vi posterò poi una foto nel caso anche su Instagram. Ve la farò vedere lì al massimo o sulla mia pagina Facebook. Allora, io questo. Poi, invece un prodotto viso che mi è piaciuto è la crema protettiva per pelli sensibili della Natura Equa. Allora, ve lo faccio vedere così. È questo. È l'Inci, ve lo metto qua vicino. No, allora, lo devo prendere. Questo è l'Inci con tutte le sue certificazioni. Allora, questa mi è piaciuta un sacco. Mi lascia la pelle idratata, morbida. Me la protegge dai raggi solari perché ha dentro anche il filtro solare fisico, poi ha dentro anche il burro di karité, l'acido ialuronico, l'estratto di zafferano e la vitamina E. Poi mi lascia la pelle morbida, protetta, non mi fa uscire rossori né irritazione, non mi dà problemi di brufoletti. La profumazione è quasi assente, però mi è piaciuta un sacco. Potrei anche decidere di ricomprarlo appena avrò finito la valanga di campioncini che ho da provare. Poi ho provato lo shampoo delicato di Bioficina Toscana, questo qua, ancora col packaging vecchio. L'Inci non ve lo faccio vedere perché non si vede, ha lo sfondo bianco e azzurrino dietro e non si vede. Anche questo, se volete l'Inci, scrivetemelo nei commenti che poi vi farò la foto sulla pagina Facebook e sulla pagina Instagram. Allora, la profumazione di questo è molto erbosa perché ha dentro la salvia, il timo e la malva e la melissa anche. Allora, salvia, timo, melissa, malva e ortica, anche ortica. Quindi la profumazione è molto erbosa, però mi è piaciuto molto come prodotto. Io lo diluisco sempre nel suo spargishampoo, sono 8 ml di campioncino più 90 di acqua, quindi arrivo a un totale di 100. Fa abbastanza schiuma, mi lava bene i capelli, in modo delicato, perché comunque è un shampoo delicato. Ha un'azione rinfrescante e lucidante, quindi mi lascia i capelli lucidi, puliti a lungo e morbidi anche, quindi è buono come prodotto. Io potrei e quindi appena ho finito i miei shampoo potrei anche decidere di comprarlo. Questo mi è piaciuto un sacco. E poi ultimo campioncino per oggi, la 906090 di Alchemilla, la crema termoattiva. Di questa ve ne posso parlare bene perché ho provato due campioncini, ve ne faccio vedere solo uno, però ne avevo due e quindi ho deciso di provarla. L'Inci è questo, con tutte le sue certificazioni, eccolo qua.
questa mi è piaciuta, ha un'azione, cioè un profumo balsamico, che però una volta applicato si sente poco. Allora, all'inizio non si sente l'azione della crema. Dopo una decina di minuti che si applica la crema, inizia a scaldarsi, si inizia a sentire la pelle calda, il caldo, dice sì, rossore e pizzicore. Dice sì, io sento solo un po' di rossore, la pelle scaldata. E allora, dopo 10 minuti si inizia a sentire, io dopo una mezz'oretta già non sento più, è sparito tutto, e mi lascia la pelle tonica, bella morbida, la metto alla mattina, quindi alla sera ce l'ho ancora morbida e quindi mi è piaciuta molto. Vorrei provare anche quella a effetto freddo per l'estate, però potrei anche decidere di comprarla questa. Mi è piaciuta, vedremo. Vedremo quali saranno i campioncini che poi ricomprerò. E basta, questi erano i miei campioncini che sono qua nel mio carrellino. E basta, fatemi sapere se vi è piaciuto questo video. Commentate sotto se avete provato questi prodotti e vi saluto e se vi va, ci vediamo alla prossima.